Ciao a tutti amici di Baseline, oggi siamo qui per presentarvi un nuovissimo prodotto di Mesa Boogie, la Subway Bass di Hyperamp. Per la Subway Bass di Hyperamp, Mesa si è ispirata alla sorella maggiore di 800, infatti vediamo praticamente quasi gli stessi controlli. Qui infatti abbiamo l'ingresso input, bassi, alti, il filtro voicing, medio bassi, medio alti e il master. Qui abbiamo uno switch per passare da attivo a passivo a seconda dello strumento che utilizziamo e per attivare il deep che ci dà un po' di profondità sulle basse. L'ingresso esterno per lo strumento e il true output, quindi il segnale da cui esce non processato. Nella parte superiore troviamo il direct out per andare al banco con ground lift e il pre e post EQ, la limitazione 9V, l'uscita con il segnale processato e un preamp out con uscita XLR. È una macchina davvero davvero interessante. L'unica cosa è che non ha uno switch per attivarlo e disattivarlo, quindi il suono verrà creato direttamente dalla DI e poi mandato o al banco o all'amplificatore. Sentiamo ora come suona con un Fender Precision Steve Harris Signature. In questo momento stiamo registrando solo con la Subway e la sua uscita DI direttamente dentro una scheda audio. Vediamo come lavora il filtro voicing, così è in flat. Il filtro voicing adesso è in posizione flat. Quando lo apriamo, sentite che dà proprio un colore diverso al suono. Vediamo ora come suona con il tono chiuso e con una diversa impostazione. E questa era la nostra prova della Subway Bass di Hyperamp. Se vi è piaciuta mettete un bel like qui sotto e iscrivetevi al nostro canale YouTube e seguiteci sulla nostra pagina Facebook. Qui sotto in descrizione trovate il link per poter accedere al nostro sito web e poterla acquistare e ovviamente vi aspettiamo qua per provarla in negozio. Ciao, alla prossima!